Bella a tutti ragazzi, sono Medino, bentornati sul mio canale con un nuovo video. Siamo tornati con un nuovo episodio di MotoGP. Siamo al Mugello e anche al Mugello abbiamo strappato la pole position in qualifica. Sarà una gara davvero molto divertente ed emozionante, gara di casa, rettilineo lungo dove perdiamo molto. Già da subito vi invito, attenzione, via, partiamo intanto. Già da subito vi invito a spaccare il tasso di likes. Proviamo ad arrivare a 500 se volete che la serie vada avanti così come sta andando avanti, una al giorno, perché mi fa davvero molto piacere. Mi farebbe davvero molto piacere perché ci tengo molto a questa serie. Comunque siamo partiti, non sarà assolutamente un gran premio facile, in quanto sul dritto perderemo davvero molto per poi cercare di guadagnarlo nel guidato. Intanto noi siamo qua e dobbiamo fare la nostra bella gara pulita. L'abbiamo fatta Le Mans abbiamo fatto una gara praticamente perfetta. A Jerez abbiamo fatto una buona gara, ad Austin abbiamo fatto un'altra gara praticamente perfetta. Ora il Mugello proveremo a replicare. I primi quattro stanno provando un po' a distaccarsi. Attenzione, perché qua devo stare attento. Non devo farli andare via, perché se li faccio andare via poi la cosa si complica. Non sembra avere un passo gara ottimo quanto pensavo di avere. Stanno andando davvero molto forte Navarro, i due italiani e Binder. Comunque qua siamo usciti bene. Un po' l'abbiamo preso. È qua dentro, sì. Sì, se stacchiamo forte ci avviciniamo molto. Ma poi loro in apertura ci ridanno qualcosa. Comunque se sentite che nei video delle 11 ho la voce e in quelli delle 6 no, dove vado? È perché sto registrando i video in periodi differenti, quindi cioè i video che voi vedete alle 11 li ho fatti tipo 20 giorni fa. Comunque vabbè, siamo attaccati in questo primo gruppo, 5 KTM ed una sola Honda. Poi ovviamente noi siamo quelli strani con la KTM marcia, però vabbè, proviamoci qua dietro, non a infilarci, però ad avvicinarci un po' a Fenati, che non è lontanissimo, anzi è Bulega, Ferrati è davanti. Non è facile, non siamo partiti bene, i primi 5 sembrano avere un passo molto molto buono, quindi non sarà proprio la gara più facile del mondo sotto il punto di vista del risultato. Dobbiamo provare a staccare forte, forse qua in fondo, per prenderci qualche posizione, e anche qua sembra essere difficoltoso. Bulega ci prova all'esterno su Navarro, mi butto su Bulega, ho rischiato davvero di stenderci tutti e due. Fortunatamente non è successo. Ora scia Navarro, nonostante sul dritto non andiamo molto, la scia ci può aiutare. Infatti è così, ci stacchiamo dalla scia di Navarro, passiamo davanti sul traguardo, terza posizione adesso. Però attenzione anche a Bulega da dietro, che si avvicina molto. Staccata, la prima staccata, la facciamo molto bene, teniamo anche bene la corda. Navarro si prova a buttare dentro ma non ce la fa. Intanto davanti Binder e Fenati stanno provando a fare la loro gara. Noi ora proveremo ad andare ad arginarli, provare a guadagnare qualcosina. Attenzione che mi stava partendo il posteriore. E ora ci portiamo verso la Casanova Savelli. Davvero molto vicini Bulega e Navarro. Navarro non ce la fa. Navarro ha una moto davvero molto buona, però la sua Honda non ha le prestazioni della nostra KTM. Intanto i primi due stanno facendo il vuoto, stanno provando ad andarsene. Io con la mia KTM non mi sento molto, molto a mio agio per andare a prenderli. Pensavo di avere un passo un po' più veloce dopo la pole position, invece stanno davvero andando molto forte, quindi dovremmo fare assolutamente un ultimo giro capolavoro se vorremmo riuscire a giocarci una prima o seconda posizione. Sto tirando davvero molto, sto dando tutto quello che ho, prendendomi anche dei gran bei rischi, andando a frenare anche sui cordoli pur di guadagnare qualche decimo, anche se la vedo molto complicata, molto complicata. Binder e Fenati stanno davvero facendo una gara spettacolare, i due piloti KTM. Ora Binder ci prova su Fenati all'interno, possiamo approfittare di questa lotta per guadagnare qualche metro, anche se come già detto è abbastanza complicato. Proviamo adesso, questo sarebbe il nostro quarto podio di fila, quindi tutto sommato sarebbe una cosa positiva. Questa curva qualcosa possiamo guadagnare, è così, siamo usciti bene ma i due sono ancora molto molto lontani. Ci avviciniamo un po' in questa curva, stacchiamo praticamente al limite. Ci avviciniamo molto ma non siamo abbastanza vicini per provare ad avere la scia qua. Sono andato anche un po' largo, anche un po' largo. Difficoltoso Gran Premio del Mugello per il numero 72, che anche senza voce sta provando ad andare a prendersi una gara molto importante. Intanto 2 e 3 dovrei aver fatto. Binder e Fenati si stanno scannando di santa ragione. 2, 3 e 0. Ora darò tutto, farò un ultimo giro praticamente al cardiopalma per provare ad avvicinarmi. Binder ha girato in 2.02.4, 6 decimi più veloce di noi, quindi adesso sta tutto in quest'ultimo giro, dentro con le prime curve di questa gara, poi giù alla Casanova Savelli, poi arriveranno le arrabbiate dove guadagniamo un bel po', anche se Fenati e Binder sono lontani.
sono molto lontani. Ah, comunque, come sempre mi dimenticavo di dire che gli avversari sono a livello leggende, sta giocando con unico aiuto il cambio automatico, il resto è tutto spento, anche il controllo della trazione. La gara sembra quasi essersi congelata. Nessuno da dietro, nessuno da davanti. Binder e Fenati sembrano ormai essere troppo lontani per la nostra portata. Pensavo di avere un passo migliore, sinceramente, per provare ad arginare quei due che oggi sembrano averne troppe. E è un peccato perché potevo guadagnare qualcosa nel mondiale per avvicinarmi davvero molto proprio a loro due, che però oggi sono di un altro pianeta. Sono di un altro pianeta. Io proverò fino in fondo a dare tutto. Staccherò al limite fino all'ultima curva, anche se penso che sarà un po' senza senso prendersi rischi inutili, ma io ci provo perché io sono uno che non dove vado, io sono uno che non si arrende mai, ci voglio provare fino all'ultima staccata. Sto staccando praticamente troppo in là, raga, troppo in là, mi sto prendendo dei rischi forse inutili. Ci siamo avvicinati un po', vediamo. Ah no, sono troppo lontani, mi sa che sono troppo lontani. Vediamo, uscendo da questa curva dove qualcosa potrei riuscire a guadagnarlo, sono forse un po' più vicini ora, ma ancora troppo lontani. Potrei rischiare un'ultima staccata un po' malata di mente. Sono vicino, no, troppo lontani assolutamente. Binder e Fenati che ora arriveranno in volata. Io ci ho provato fino all'ultima curva dell'ultimo giro ad avvicinarmi, ma non è andata così. Dovrebbe esserci Fenati. Intanto tiriamo sulla gomma, non la tira su sto coglione, eccola qua. Oh santissimo cielo, cosa combini? Cosa combina, ragazzi? È impazzito. Dovrebbe aver vinto Fenati? Vediamo se Binder ha fatto il colpaccio. Brad Binder ha vinto e ha fatto il giro veloce. Anche noi abbiamo fatto il giro veloce, abbiamo girato uguale al millesimo, proprio al millesimo. Peccato, peccato, perché abbiamo fatto una buona gara. Vediamo quanto hanno concluso qua. E ora sono 38 punti da Binder, 30. Quindi 26 da Fenati, no scherzavo, 28 da Fenati, 18 da Fenati, ok, 18 da Fenati, che cazzo sto contando male raga, che cazzo dico, 8 da Fenati e 38 da Binder. Sarà un mondiale davvero molto faticoso da recuperare, comunque spero che il video vi sia piaciuto, proviamo ad arrivare a 500 mi piace, mi raccomando, lasciate anche un bel commento, un'iscrizione se ancora non l'avete fatto, noi ci troviamo domani con un nuovo video, per oggi da Mirino è tutto e bella!